Teatro Comunale Giuseppe Verdi, gremito a Pordenone per lo spettacolo Restare Umani. La rappresentazione, andata in scena martedì 4 febbraio al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, ha visto sul palco gli studenti della scuola secondaria di primo grado Centro Storico e dell'Istituto Superiore Itis Kennedy, con canti, musiche dal vivo e recite di poesie. Si tratta di una delle iniziative programmate dall'amministrazione comunale di Pordenone per celebrare il giorno della memoria. Hanno introdotto la serata l'assessore comunale Flavia Rubino assieme al sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Queste serate con le nostre scuole e organizzate direttamente dalle nostre scuole per la giornata della memoria danno questo senso di continuità. Non vogliamo fare delle cose che siano meramente formali, vogliamo coinvolgere i nostri ragazzi proprio per dar loro la possibilità, da un lato, di approfondire cose che forse non vengono discusse a sufficienza nelle scuole, ma dall'altro dare anche loro una possibilità creativa, quindi di reinterpretare questi fatti e di proporceli. E in generale le iniziative che facciamo come amministrazione per la giornata della memoria, per la memoria dell'Olocausto, hanno questa valenza. Non scordiamo quello che è successo, perché era dovuto anche al fatto di una politica che aveva degenerato nei modi, nei rapporti, e aveva dato al vivere comune un senso che noi non vogliamo accettare.